La nostra vacanza inizia con una fantastica veleggiata al tramonto verso Porto Azzurro. Ormeggiamo da soli in banchina perché arriviamo esattamente alle 8 in punto quando ormai gli ormeggiatori hanno staccato. Siamo ansiosi di iniziare la nostra prima avventura, ovvero la visita alle miniere del Ginevro. Stefano, la nostra guida, ci ha condotto in modo sicuro attraverso i tunnel e i percorsi sotterranei, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza. Ci ha spiegato in modo chiaro e coinvolgente le caratteristiche geologiche, la storia dell'estrazione mineraria e il ruolo cruciale che le miniere hanno avuto sulla gente dell'isola d'Elba. Ieri sera siamo approdati in questo bellissimo paesino, una perla direi dell'isola d'Elba, Porto Azzurro. Abbiamo visitato le miniere ieri sera e accompagnati da Stefano, un'esperienza stupenda, veramente unica nel suo genere, la consiglio a tutti. E ora abbiamo fatto colazione in questo tepore mattutino e c'è un buon vento. Tra poco partiamo, prepariamo la barca e salpiamo. Ciao! Navighiamo lungo la costa sud-est dell'Elba, avvistando dal mare le miniere che abbiamo visitato ieri notte. Siamo a Cala del Remaiolo, una stupenda caletta dell'isola d'Elba con spiaggia nera perché è ricca di ferro. Stupenda. Abbiamo la nostra barca ancorata in rada. Cala del Remaiolo, poi adesso navighiamo pomeriggio fino ad arrivare tutto nella parte sud dell'Elba, fino ad arrivare a Letovaia, qua. Allora, intanto qua l'acqua bolle e noi buttiamo la pasta, direi. Cazzata. Se fai qualche cazzata sei ubriaco in quel... Durante la navigazione in barca a vela ci sono diverse attività da fare per goderti l'esperienza al massimo. Prenditi il tempo per rilassarti e goderti il momento presente, leggere un libro, fare una passeggiata sulla coperta o semplicemente contemplare il mare. Ricorda sempre di rispettare l'ambiente marino, evitando l'inquinamento e seguendo le regole locali. Sì, avvistare i delfini dalla barca a vela può essere un'esperienza meravigliosa. I delfini sono noti per seguire le imbarcazioni e giocare nelle onde create dal loro passaggio. Se sei fortunato, potresti vederli saltare fuori dall'acqua o nuotare in modo sincronizzato. È un momento davvero speciale per entrare in contatto con la natura marina mentre navighi a vela. Ricorda sempre di rispettare la distanza e non disturbare gli animali selvatici durante l'osservazione. Completiamo la nostra stupenda veleggiata lungo il lato sud, ovest dell'Elba, arrivando nel lato nord e approdando poi a Marciana Marina proprio all'ora dell'aperitivo. Salute! Salute! Siamo a Marciana Marina, dove c'è questa tipica torre
bellissimo porto, molto grande, e siamo qua al tramonto. È un tipico paesino di pescatori, come vedete le reti. Peccato che non ci siete, perché si sente un intenso profumo di pesce. La costa nord dell'isola d'Elba offre una bellezza straordinaria che affascina i visitatori. È caratterizzata da scenari mozzafiato e da un mare cristallino. Questa parte dell'isola è un vero paradiso per gli amanti della natura e degli ambienti marini. Inoltre, lungo la costa nord si trovano incantevoli insenature e baie nascoste, che aggiungono un tocco di mistero e avventura all'esplorazione di questa zona. Camminando lungo i sentieri costieri tra Marciana, Procchio e Biodola si possono scoprire angoli tranquilli e appartati dove rilassarsi e godersi la pace e la bellezza della natura circostante. Questa qui invece è la caletta di forno. Barettino l'ostrica per fare l'aperitivo al tramonto, quello lì è fantastico. Isola di Palmaiola questa. Vai, avventura sull'isola di Palmaiola. Questa breve escursione sull'isola di Palmaiola, circa 15 minuti a piedi, è un'esperienza emozionante e avventurosa. Assicurati di prepararti adeguatamente con l'attrezzatura e di rispettare l'ambiente naturale durante il tuo viaggio. Attenzione che qua c'è un uovo! Arrivati! E con questa spettacolare vista dell'isola d'Elba dalla cima dell'isola di Palmaiola si conclude la nostra avventura. Vi aspetto alla prossima vacanza in barca a vela. Ciao ciao!